Sta quasi venendo a piovere e io ancora ho mal di gola dalla settimana scorsa che avevo mal di gola. Però ho trovato 5 minuti per provare questa Toyota Aygo. Sapete che mi piace provare macchine, usatini, l'ho detto, tutte le macchine che mi passano tra le mani e oggi mi è capitata questa. È una Toyota Aygo 1051 kW che dovrebbero praticamente equivalere a 69 cavalli, quindi una macchina che sicuramente possono prendere anche i neopatentati, nonostante sia molto leggera. Del 2015, benzina 3 cilindri. Non so se questo motore 3 cilindri viene fatto dalla Toyota o meno, ma fatemelo sapere voi perché sicuramente ne sapete più di me. È un'auto per la città, ma è zeppa, piena di optional, ne ha più di alcune berline che ho provato da poco. Niente, come al solito, andiamola a vedere insieme. E poi le considerazioni, naturalmente. Come vi ho detto, è una macchina del 2015 e ha 79.800 km, 80.000 km, 1.000 3 cilindri, benzina, 69 cavalli. Ok, neopatentati, quindi neopatentati la possono guidare tranquillamente. È una 5 porte, perché le vedete le porte là, nonostante i vetri posteriori siano, non so, si chiamano a compasso quando si aprono di lato, non scendono. Però è piccolissima, ma ha veramente tutto. E adesso andiamola a vedere. Naturalmente questa, ripeto, ha alcune pecche perché è un usatino. Vedete, i fari si sono opacizzati perché il policarbonato, questa plastica, va a opacizzarsi. Ma qua, con un po' di carta 2000 e un po' di pasta abrasiva, tornano fiammanti, nuovissimi. Non ha sensori anteriori, ha i fari, quelle dovrebbero essere le luci diurne, se non erro. Piccoli segnetti, vedete, queste cose possono capitare, specialmente che queste macchine vengono lavate molto spesso. Anche questi piccoli difettucci sono normalissimi in queste macchine. Quest'auto è talmente piccola che ha solo una spazzola lavavetri, è unica, è grande e fa tutto il parabrezza. Cerchi con i copricerchi che si possono cambiare tranquillamente, le ruote dovrebbero essere da 15. Specchietti normalissimi, non sono abbattibili, però dopo vediamo se sono elettrici. La chiave è una chiave. Ah, mi è caduta. Ah, lama che si apre e che si chiude, però si possono aprire le serrature. È un bel grigio metallizzato, vedete i vetri come sono. Sono praticamente, si aprono solo si aprono dall'interno e si aprono solo di lato, non vanno a scendere. Il tappo, il bocchettone per il rifornimento. Cosa posso dire? Il cofano posteriore è costituito solo da questo vetro. Però questa macchina mi ha sorpreso perché ha anche la retrocamera di parcheggio, la vedete qua. Questo serve per aprire il cofano. Da questo lato naturalmente non ha niente, è uguale dall'altra parte. Ma andiamo subito a vedere se il cofano si apre cliccando questo pulsante e tirando questo. Vedete, solo il vetro, è proprio minimalista a manetta questa macchina, proprio non vedete bulloncini a vista, messi così. Però naturalmente, cioè, costa anche poco. Anzi, andate a vedere quanto costava. È un 4 posti, mi sono dimenticato di dirlo, però ha anche i sedili che si sdoppiano. Questa è una veletta per... Ah, si è rotta. No, si è sganciata, si è solo sganciata perché è tenuta da questi gancetti, vedete? Però, bagagliaio, che, cioè per dire il tipo di macchina, alla fine, tra virgolette, è capiente, ha il kit di riparazione, però qua ci sta una ruota, quindi all'occorrenza ci si può mettere una ruota con un crick, perché sapete che i kit di riparazione alla fine non è che servano tantissimo. Una cosa che ho notato è che, cioè, ha poca insonorizzazione, sicuramente dentro ha poca catramina, quindi anche quando andiamo ad aprire e chiudere si sente proprio il suono del metallo. Vediamo dentro cosa ha. Maniglietta, non ha cromature particolari, naturalmente è una mini car per la città, una city car. Vetri elettrici, però vedete, ha i comandi degli specchietti retrovisori che sono questi qua. La regolazione dei fari. Questo è l'ESP, il sistema all'antipatinamento. Questo è la levetta che fa aprire, sento, dong, il tappo del serbatoio del carburante, vedete, benzina.
molto metallica, si sente il suono del metallo. Qua, la levetta per aprire il cofano la stavo cercando anche prima ed è nascosta qua sotto. Dopo andiamo ad aprirla così vediamo anche il cofano com'è internamente. Vado a tirare indietro il sediletto. Vedete, per dire che è una macchina piccolissima, è un'utilitaria. Ha molti optional che molte macchine non hanno, tipo la retrocamera. Non ha sensori però. Vediamo com'è all'interno. Le bocchette si possono aprire e chiudere così, vedete? Ne ha una e ne ha un'altra qua. Non ha altre bocchette, anche perché l'abitacolo è piccolissimo, quindi alla fine, no? Cioè, dove ce le mettevano qua le bocchette? Non ci stanno. La cruscotteria è rigida, è un plasticone rigido, però vedete, c'è questa bocchetta qua, sicuramente che serve per l'aria frontale. Però non vedo regolazioni, quindi sicuramente è fissa. Ha un bel sistema di infotainment qua. Andiamo a vedere tutto bene. Qua abbassiamo, altrimenti non sentiamo niente. E abbassiamo anche l'aria. Ah, i controlli dell'aria è tutto digitale. La mia roba la butto qua. Volante in pelle, è leggermente usurato, ma pochissimo. Il tachimetro è abbastanza, cioè, abbastanza completo, ha il contagiri e abbiamo tutti i dati qua dell'auto. Comandi al volante sono qua, questo è per rispondere al telefono, adesso sto cercando un telefono. Ragazzi, questa macchina ha il cruise control, cioè vedete qua, questo è il comando del cruise che non hanno molte macchine blasonate. Questo icona mi indica che l'airbag si può attivare e disattivare. E qua, ragazzi, è tutto touch, quindi posso vedere tantissime cose. Non so se sicuramente ha il navigatore o meno, ma penso di no. Sicuramente è solo autoradio, però è abbastanza completo, vedete? Ha il telefono, ha tante cose. I comandi invece dell'aria condizionata sono qua e anche qua è tutto digitale. Riciclo dell'aria, temperatura. Porta USB AUX, questa è una AUX, e la porta 12 per caricare telefoni, vedete, 12 volt. Questo è il triangolino d'emergenza. Anche queste plastiche che hanno messo qua sono lucide, sono abbastanza carine e non sono rovinate per niente. Guardate, pomellino molto curato, 5 marce naturalmente. E anche questa plastica lucida non è rovinata per niente, quindi tiene abbastanza bene. Set per le gomme lo troviamo qua, quindi quando la gomma è sgonfia e dopo averla gonfiata andiamo a resettare il set da qua. Questo è l'inserimento per attivare e disattivare l'airbag passeggero. Questo secondo me è un portabottiglia, cioè qua ci sta una bottiglia, non so se è refrigerato questo vano, però non è illuminato perché non c'è la luce. Queste non so cosa sono, casse audio. Abbiamo lo specchietto nelle alette parasole, luce a incandescenza, aletta parasole. Non ci sono le manigliette, ma in questa macchina io non me le aspettavo per niente, anche perché è piccolissima. E le cinture non sono regolabili in altezza, però i sedili, vedete che il poggiatesta è integrato come i sedili da corsa. E quindi sono abbastanza comodi, abbastanza comodo il sedile, nonostante la macchina sia, ripeto, a macchinozza. Però ci si sta comodi e viaggia anche bene. Andiamo come di consueto a vedere il posteriore. Ho tirato indietro tutto il sedile e vediamo lo spazio. Vi ricordo che questa macchina è per 4 persone. Con il sedile tutto tirato indietro, vedete, lo spazio non è tantissimo. E probabilmente anche io, che non sono alto, non ci sto perfettamente. Questo è l'airbag del sedile. Vedete cosa vi ho detto dell'apertura dei finestrini laterali? I finestrini laterali si aprono così, quindi non si aprono tutto, ma si aprono solo un pochino per far passare un po' di aria alla fine. Per richiudere, cosa fa? Dobbiamo fare questa manovra. Stanno attenti a non lasciarci le dita. Le aperture sono queste, ma vediamo come ci si sta dietro. Naturalmente, dietro ci si sta un po' sacrificati se chi guida magari è abbastanza alto. Ripeto, nonostante io sia un po' bassino, cioè io non sia alto, non ci sto, cioè le mie gambe toccano il sedile, se c'è la sua schiena alla fine gli dà fastidio, anche se, perché se frena lì entrano le ginocchia, nei reni, e questo non è che sia molto bello.
poggiatesta sono regolabili in altezza, sono un po' duri, però ripeto, da questa macchina costa pochissimo. Anzi, fatemi sapere quanto costava all'epoca, 2015, perché non ho controllato attualmente il listino. Mi è capitata, l'ho presa come al solito per fargli delle foto e ne ho approfittato per fare questo breve video. Adesso vi faccio vedere vano motore, il piccolo 3 cilindri, e poi ci facciamo un giro e poi, come al solito, non sapete cosa dovete fare. La levetta per aprire il cofano è questa qua, dovete tirare, vedete, fa un clac e io... Vano motore, guardate qua cosa c'è. Questo è il pannello fonoassorbente che non c'è nelle macchine odierne e invece c'è in questa macchina del 2015, che è pur sempre una Toyota ed è un 1000 benzina. Però hanno messo una cosa molto molto utile. Vano motore, il motore è piccolissimo, è un 3 cilindri. Batteria, qua si mette l'acqua, il liquido per il refrigeramento, l'acqua dei lavavetri. C'è poco spazio per poterci lavorare, però alla fine, cioè, non è tantissimo. Vedete queste cose, la staffa per la della culla del side block del tassello motore è in metallo, invece nelle ultime auto lo stanno facendo in plastica, che è una cosa che non mi piace tantissimo. Relè fusibili, li troviamo là. Questa è la levetta per tenere il cofano e poi è nient'altro, è semplicissimo. Ripeto, non c'è tanto spazio, quindi magari per alcuni interventi bisogna scendere un po' il motore, buttarlo giù e andarci a lavorare seriamente. Adesso andiamo a sentirle in moto. È abbastanza silenziosa come macchina. Molti dicono che è una macchina che frulla, cioè che fa il suono di un frullino. No, secondo me no, perché guido tanti tre cilindri e alla fine ormai è un suono accettabilissimo. Ok, ho messo la cintura e adesso accendiamo questo bolide. Immaginavo vibrasse un po' di più, invece no, a quanto pare no, anzi c'ho anche l'aria condizionata accesa, adesso vado anche a spegnerla perché voglio sentire effettivamente com'è il motore. Il motore non vibra tantissimo, al pari di qualsiasi altro tre cilindri. So che la sterzata di questa macchina è molto molto buona. E anche frizione e accelerazione, ragazzi, non sono male. Cioè, è una macchina che ha 69 cavalli e io vi dico che questa macchina è veramente briosa, cioè è allegra, parte subito, è un aspirato, naturalmente non ha turbine. Il cambio è perfetto, cioè, il rollio è assente perché è veramente molto piccola la macchina, non è, cioè, è anche, cioè, non è altissima e quindi alla fine tiene anche molto bene la strada. C'è un indicatore che mi indica quando cambiare la marcia, ce l'ho sul quadro, che sicuramente fa sì che questa macchina sia anche, cioè, molto parsimoniosa in fatto di consumi, perché questa macchina, cioè, dall'ultima lettura che ho visto, c'erano segnati 4,8 litri per 100 km, quindi questa macchina, cioè, chilometri ne fai, è molto molto economica. Ripeto, è il motore, io adesso sto camminando, è silenzioso, è lineare, non è vero che frulla. Quindi chi dice che questa macchina ha un motore che frulla, non, assolutamente. È sempre, pur sempre un 3 cilindri, ragazzi, però su questo, cioè un 3 cilindri magari Toyota, è bello performante. Lo tiene bene la strada e è anche divertente da guidare, assolutamente. In città, secondo me, con la retrocamera così, questa si parcheggia in una manovra, cioè si parcheggia tra due macchine veramente con un giro di dito. E lo sterzo è anche abbastanza preciso, cioè non me l'aspettavo così. Non so se costi alla fine quanto una nuova Panda o meno, però, cioè, se magari dovessi scegliere a parità di prezzo, diciamo che sceglierei questa, perché è anche una linea abbastanza accattivante. Poi non so, ormai sta arrivando l'ultima Panda, ho visto che nel 2023 uscirà la nuova Panda, non so se uscirà solo benzina, però bisognerà, cioè, scusatemi, solo elettrica, perché so che deve uscire elettrica, ibride e benzina, cioè 1.3 diesel non la faranno più,
andare solo elettrica o benzina, quello che si potrà scegliere. Spero che non sia solo elettrica, perché i motori di benzina naturalmente devono ancora, cioè dovranno continuare ancora a produrli, anche perché contate che la Panda è la macchina più venduta in Italia. Comunque, bel curvone che questa Toyota Ego del 2015 affronta veramente bene. E niente ragazzi, adesso vado a riportarla. Come al solito, se avete seguito tutto il video e vi è piaciuto, piccolo gesto che potete fare è il pollice in su, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, fatemi sapere se questi video vi piacciono, commentate tutto quello che voi sapete su questa macchina, perché cioè creiamo una community dove si parla di macchine usate, di queste macchine, se è il caso di tenerle o no. Se, secondo me, chi ha una macchina così o possessore di questa macchinetta, cioè gli conviene tenersela oggigiorno, perché le macchine che stanno facendo non è che siano granché. Quindi per me è una macchina di qualità che vale. Sapete che io le cose che non mi piacciono le dico, perché non mi paga nessuna casa automobilistica. Ci sono delle cose che sono delle cagate e le dico e basta. Come per esempio i vetri, questi vetri a compasso così a me non piacciono, anche perché non lo so, cioè si aprono un tanto così, è giusto per far circolare un po' d'aria, ma alla fine non hanno gran, cioè, alcun senso. Niente ragazzi, come al solito, quello che dovevate fare l'ho già detto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao e a presto.